Meredith, adesso ci possiamo fondere, il che vuol dire che possiamo far evolvere due delle nostre creature, il Mambo e il Tuttovede. Vuoi rimasterizzarlo? Sì. Ok, carino. Trifinge. Il guscio metallico esterno del Trifinge è completamente impenetrabile. Si pensa che in realtà sia una creatura organica a bordo di una sorta di esoscheletro veicolo da trasporto. 190 di distanza, buone difese e velocità buona. Beh, è diventato molto buono adesso. E infine il Mambo Anonimo. Ok, il tuo nastro è diventato Aeroboros. La Aeroboros è in grado di far circolare i venti attraverso il suo corpo ad anello. La creatura può proiettare questi venti a grande velocità e spazzare via i nemici. Ok, interessante questa. 160 di distanza, 160, 100, 160. Ok, è una creatura molto a distanza. È passato dall'essere misto da entrambi a essere concentrato solo su uno. Ok, non mi dispiace. Dai, voglio vedere lui come si evolve. 190 di mischia, però già così è una bella botta lui, eh. Chissà lui come si evolve invece. Visto che il potenziamento elettrico ci è stato relativamente utile, io direi di andare a prendere altri potenziamenti, ovvero lo scatto bruciante, e proverei a prendere anche il nuoto se riusciamo. Tanto abbiamo capito che questi potenziamenti sono dati dalle creature. Quindi se vediamo una creatura che fa uno scatto velocissimo, abbiamo già capito chi è. Ma in tutto questo, dovrei cambiare qualche personaggio? Aspetta, dove cacchio è il Dandy Leone? Quel maledetto leone, dove cacchio è? È apparso mezza volta per non riapparire mai più. Oh, c'è un'altra fusione fuori controllo. Beh, siamo nella zona iniziale. Ma in tutto ciò io volevo controllare una cosa. Gli attacchi a distanza diventano attacchi di mischia. Ok, questo non sarebbe male, ma lo prende solo lui. Peccato. Broadcast, se me lo prendi sarebbe buono, ma sarebbe meglio ancora di più ecolocazione, che con sette meraviglie, pam, due colpi in uno. Se la troviamo ecolocazione, non sarebbe male. Purtroppo non abbiamo nulla di utile. D'accordo, è una fusione sciame come l'altra volta. Proviamo la nostra nuova tattica. Proviamo quindi broadcast. E sono solo serpenti, in teoria. Livello 10. È facile, facile questa. Doppio colpo di sette meraviglie. Ah, bello resistente. Ok, quindi abbiamo lo sprizzafuoco e il Mambo Anonimo. Va bene, tutti e due ce l'abbiamo già allora. Beh, dai, è stata facile questo giro. Le terre morte. Qui c'è una cassa. Eccoci qua. Dobbiamo trovare il suo interruttore. Un'altra fusione. Eccolo qua, un falò. Sai che quasi quasi, partenza casuale, hai una chance di usare automaticamente un'altra mossa. Proviamoci. Nel caso, usa una mossa qualsiasi. Ma se usasse sette meraviglie già inizio battaglia. Ma qua ci siamo già passati. Qua non era dove, esatto, avevo visto la tizia. E dove abbiamo catturato la prima volta il Tuttovede. Ok, qua dobbiamo attivare molto probabilmente questo interruttore. Vabbè, combattiamo con un po' di gente, dai. Voi su Chiaterra fareste qualsiasi cosa per gli abitanti di Nuova Birra. Il treno togliervi di torno. Carl. Perché dall'aspetto mi sembrava Karl Marx? Il Dandy Leone. Sarebbe bello averlo. Addio, Carl. È pure confuso sulla sua morte. Ah, mi sbagliavo. Tu combatti per la gente, non contro di essa. Cos'è quella clessidra? Carino, lo voglio. Vabbè, per poter passare, bastava saltargli in testa. Ho un legame speciale con Mymort della zona. Sarà meglio che tu non ti metta in mezzo. Ah, letteralmente ha un legame con i Mymort, lui. Ah, che sfiga, va sempre assorbivita, come abilità principale. Per produrre veleni occorrono specifiche sostanze nutritive. Gli attacchi di tipo pianta forniscono queste sostanze che potenziano gli attacchi futuri. Arca miseria. Brutto inizio allora. Broadcast. Carichiamo lui. Sputiamo a tutti quanti. Bellissimo. Broadcast, grandissima abilità. E ora, sette meraviglie. Bello, 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 bello. E si è addormentato. Sette meraviglie come attacco è fantastico. Veramente, veramente bellissimo. Ah, hai spaventato gli uccelli. La cosa divertente è che non sono neanche di tipo aria. E abbiamo trovato plastica unicast dal bersaglio, lo stato monobersaglio. Va bene, niente eccezionale. Ma vuoi vedere che è lui che fa il... Scusami, eh. Giusto per capirci.
Lui è la pre-evoluzione del nostro drago di fuoco. Però uno lo devo catturare. Sì, è lui. Porca troia, dove è volato? Ma scusami, l'altra volta che per puro caso l'abbiamo incontrato da tutt'altra parte, allora avremmo ottenuto subito l'abilità prima ancora del tempo? Tra l'apparizione degli arcangeli e la nostra fusione, la mia vita è diventata davvero strana ultimamente. In senso negativo? No, non fraintendermi. Fondermi con te è bello, però è anche strano, vero? È che non mi aspettavo che quest'isola potesse sorprendermi ancora, per non parlare del tuo piano di cercare una via di uscita. Ormai sono qui da così tanto tempo che non pensavo più ad andarmene. È che dalle mie parti non ho mai avuto vere amicizie. In genere la gente non mi piace. È per questo che mi piace distrarmi. Quando sono arrivata qui mi è venuta un po' l'ossessione per l'elettronica. Ho lavorato all'impianto di illuminazione ed altre cose per la città. In questo modo posso concentrarmi e non pensare tutto quello che non ho. Anche la ricerca del disco serviva a quello, credo. Ah, scusa se sono fatta così. Grazie, stavo iniziando a parlare come Kaylee. Sai cosa intendo, no? Non fa altro che scusarsi per qualunque cosa. In realtà ho schiacciato X per puro sbaglio, ma comunque. Ok, basta con la sincerità. Forza, finiamo il lavoro. Ah! Madonna mia, che culo! Ora il potere della fusione è aumentato. Le fusioni che forme con Meredith è 10% di forza. Ho schiacciato X per sbaglio perché volevo mandare avanti il discorso, non per schiacciare qualcosa. Allora, pallottolotto, fermo lì. Minchia, che culo! Sette meraviglie subito appena entrati in battaglia. Catturato, scatto di pallottolotto. Il pallottolotto ha un solo meccanismo di difesa: precipitarsi a capofitto verso il pericolo quando va nel panico. È una pessima idea, ma il pallottolotto lo farà sempre comunque. A 200 di velocità, voglio dire, perché no? Ora puoi premere cerchio per un breve scatto. Questa azione consuma vigore. Vediamo questo suddetto scatto. E soprattutto, questo scatto, secondo voi, romperà i muri di roccia e supererà le correnti d'aria? Scopriamolo subito. Ok, lui... Sì, e su una salita mi fa lo scatto per fare il salto. Perfetto. Però devo smettere di scontrarmi coi pallottolottoli. Si autodistruggono ogni volta. Fanno addio Tenzing. Posso superare le correnti d'aria. Perfetto. Allora, che cosa mi attiverà questa leva? La corrente d'aria da quella parte. Perfetto. E questo invece? Questa corrente d'aria. Che... mi permette di passare. Che dici, Meredith? Ci scontriamo contro di lui? Ma sì, proviamola. Ok, due mostri. Il Fucimort e il Lancillino. 27 di livello. Ok, ora siamo un po' più in range con i livelli dei nostri nemici. Bravissima, Meredith. Doppio Chidori. Ma mi chiedo a questo punto se le fusioni fuori controllo siano randomiche o siano in certi punti del gioco. Perché magari puoi usarle anche per farmare i vari materiali poi. Ok, sistemiamo un attimo il gruppo. Abbiamo due tipi elettro e due tipi vento. Meglio toglierne uno. L'Arkid lo vorrei tenere per farlo ancora un po' salire di livello e vedere se si evolve. Cat 5 glielo lasciamo perché è il suo mostro e ci prende anche il bonus. Il che vuol dire... io mi porterei il Dalek. Possiamo andare ad apprendere anche il nuoto, ma prima di andare qui andiamo a vedere cosa è successo anche al mercante. Oh, finalmente possiamo aprirci tutti i passaggi di questo gioco, finalmente. Se mi batterai ti racconterò tutti i segreti del figlio del cordoglio. Figlio del cordoglio. Cultista. Oh, che culo, broadcast subito all'inizio. Ok, Dalek è salito già di livello. Muro di fuoco per Meredith e muro di metallo. Nel 1988 due gruppi rock inglesi, gli Iron Gaiden e gli Shield of the Nephilim, che non si conoscevano tra di loro, pubblicarono contemporaneamente due canzoni dal titolo Figlio del Cordoglio. Se le ascolti al contrario contemporaneamente, in modo che le parole si intreccino, evocherai il Figlio del Cordoglio originale, un essere tanto potente da essere in grado di aprire un passaggio tra i mondi. Nessuna delle due tracce si trova a nuova Viral, perciò non so dire se mi stiano prendendo per il naso. Comunque sia, fratello Cooper ha trovato un altro modo per lasciare nuova Viral, questo è certo. Quindi qualcuno in questo suddetto culto ha un modo per poter avanzare nella storia, eh? Perché la vedo abbastanza improbabile come cosa. Chi è che sta dormendo qua? C'è qualcuno che si è addormentato. Adesso vado anche a svegliarlo, eh? Che cosa succede? Ecco, appunto. Cos'è stato? Addormentato? Assolutamente no, stavo meditando. Sono Zed, a proposito. Detto questo, con tutti questi pallottolotti che schizzano qua e là è molto difficile meditare. Per caso potresti occupartene tu? Rosata di pallottole. 5 pallottolotti. I pallottolotti si trovano facilmente, vabbè. Eccone uno.
Ti ho protetto io col mio corpo! Ah, colpito qua in pieno. Bello questo, ma è l'evoluzione del mio? È l'evoluzione diversa del mio serpentone? Oh no, lo ammazzo perché il pallottolotto si è fatto saltare. Che sfiga, l'avrei catturato. L'avrei catturato volentieri questo. Pallottolotti, dove siete? Eccone uno, vieni. Bello, ehi, vieni qui. No, è il Fuciraptor, che palle. Secondo voi me l'ha contato lo stesso? Perché io ho ucciso il modello del pallottolotto, però. Chiede aiuto all'astronave madre. Interessante. Progresso 1. No, devo proprio sconfiggere il pallottolotto, non solo il modello, purtroppo. Vieni qua che così mi conta che l'ho ucciso in quella zona. Bravo. Ecco fatto. Missione completata, rosata di pallottole. Thanks. Grazie mille, accidenti. Un capitano ranger non dovrebbe avere tutte queste difficoltà per un riposo. Sei un capitano ranger? Immagino che tu sia qui per accettare la mia sfida di addestramento ranger, vero? Sei pronto? No, dammi un attimo. Nessun problema, mi andava comunque un pisolino. Vado un attimo a riposare. Hey. La cosa bella dei Witch House è che si sono formati grazie allo scioglimento di altre tre band. I Procygen si erano sciolti quando il bassista se n'era andato per fondare la sua setta e il cantante Rob Ensom si era ritrovato in cerca di un nuovo gruppo. La batterista Linda Steele aveva appena lasciato il trio punk dei Bad Horses per un litigio per la casa discografica e il chitarrista Daniel Cinture Allacciate Buttercroft era rimasto l'unico sopravvissuto in un incidente stradale che aveva decimato tutti i membri della sua band, i No Seat Belts. Ma porca troia. Fu grazie a questo allineamento di pianeti, dovuto per lo più a circostanze nefaste, che i Witch House potessero formarsi. Da pensare, no? Le probabilità che succedesse erano minime. Secondo te, quante probabilità c'erano che anche noi, in questo momento, ci trovassimo qui insieme? Molto poche, anche secondo me. Ok, stiamo per affrontare un ranger. Non sappiamo che cosa abbia. Toglierei il Dalek. Lascerei lui e mi prenderei qualcuno di forte. Qualcuno di forte come Robin Dam. Così possiamo stare tranquilli. Tanto adesso abbiamo lo scatto di fuoco. Possiamo andare avanti più velocemente. E tra l'altro, dentro qua. Esatto, c'era questo. Alza gli scudi e nastro di ghiaccio. Speravo in qualcosa di, sai, un po' più... Però forse... Fammi vedere. Sì, ci arrivo. Sai che forse ci arrivavo già anche l'altra volta? E la madonna quanto è grande sta zona. Poverino, è stato schiacciato. Ecco qua un altro bottone. Perfetto. Sai che proprio mi sa che potevo farla già l'altra volta questa zona? Visto che abbiamo ottenuto lo scatto bruciante, abbiamo rotto la roccia e fin là. C'è qualcuno che è stato attaccato dai lupi. Vuoi vedere che è il mercante? Ehi tu laggiù, i mostri mi hanno messo all'angolo. Mi daresti una mano? Arrivo. Il salvatore di Nuova Virral. Eccomi qua. Si sono appena fusi. Oh cacchio. Oh no, si sono fusi, aiuto. Però stavo pensando, mi fondo anche io. Però la fusione la teniamo per il ranger. Vuoi morire? Muori pure. Sai che mi frega. Sei a livello 6, voglio dire. Ne è passato di tempo dal livello 6. Però il lupacchiotto effettivamente non ce l'abbiamo noi. Se non muore adesso lo catturo. 50%, dai ti prego. No, che palle su di me. Dai, sei a livello 6, non rompere le palle. Andata. Il lupo menaro. Sono lo stadio finale del ciclo di vita del pucillatore. Ok, quindi è l'evoluzione finale. Dopo che questi si è liberato della sua corazza arrugginita, i loro corpi sono ora rivestiti di un metallo leggero e flessibile, grazie al quale possono resistere agli attacchi e sferrare rapidi colpi con pugni chiodati. Carino. Quindi ovviamente attaccante di mischia, buone difese, buona velocità. Non mi dispiace. Perfetto, sei salvo. Ah, grazie. Sono venuto qui in cerca di qualche idea per gli adesivi, ma non mi aspettavo tutto questo. Senti, ho notato la mossa magnete del lupo menaro. Si attiva automaticamente all'inizio della battaglia. Credo di aver trovato l'ispirazione, dopo tutto. Vieni a trovarmi al mercato della città. Ti farò trovare qualche adesivo speciale. Ah, ma era lui allora. Se mai torneremo ai nostri mondi, avrò tanti di quei film da recuperare. Che film ti piacciono? I miei gusti si dividono tra due categorie distinte: action americani stupidissimi e film di vampiri in bilico tra arte e spazzatura. Sai bene cosa ti piace? Ebbene, conosci i propri gusti, credo. Ok, ora che abbiamo lo scatto, possiamo arrivare anche qui. Plastica, muro di plastica e nastro. C'era un cacchio di falò proprio qua vicino. Ah, porca miseria. Oh, capitano, mio capitano, sto arrivando in planata. E si è addormentato di nuovo. Accettiamo la sua sfida. Va bene, andiamo a nanna, cioè andiamo al campo di battaglia, già.
Ok, che cosa sei? Secondo me bestia. Meditatore. Ok, cosmico. Ti dirò. Forse per noi ci va anche di fortuna. Quindi broadcast e carichiamo la salamandra. Ah, ci ha intercettato, giustamente. Però non si è potenziato, per fortuna. A livello 25, in teoria, ce la facciamo facile. Ce la facciamo facile e te la sei proprio beccata questa, mio caro. Fondiamoci. Ok, è uguale a prima. Bellissima, bellissima. Ok, bello. Sette meraviglie. Ok, non l'abbiamo uccisi, ci ho sperato onestamente, però... Bellissima, e ora ti becchi anche il colpo. Ti sta bene, Zed. Sei proprio contro l'avversario sbagliato, mi dispiace. Perfetto. E il salamandra se ne va. La musica è bellissima, veramente strabella. Visto che tanto il tizio è morto, doppio colpo di metallo. E anche elettrico in realtà, quindi gli va anche di fortuna purtroppo. Ok, e il primo è morto, che era quello più difensivo. Come procede la battaglia? Ho già vinto? Oh. Oh, l'evoluzione! Carina! Sembra una Vespa per ora. Però è ancora spaziale lui, eh? Ok, proviamo carica. Troppo difensivo. È tanto difensivo, il che ci va a nostro svantaggio ora. Potere fusione. Colpisce un'intera squadra dal bersaglio stato di difesa a distanza. Proviamoci! Meteora d'acciaio! La Madonna! Che colpo! Quindi arrivati al massimo della nostra barra, otteniamo un colpo aggiuntivo strapotente. Ma non l'avevo vista sta cosa, è incredibile. Mi curo per sicurezza, ecco fatto. La cosa buona è che curarsi durante una fusione cura entrambi. Va bene, aspettiamo ancora un turno così usiamo di nuovo il potere. È bellissima la versione italiana di sta canzone. Potere meteora d'acciaio. Addio Zed. Sono stanco. Però non abbiamo preso tanti punti esperienza. Mortaio di ghiande. Colpisce un bersaglio, 75 di precisione. Non è granché, eh. Wow, quel colpo finale mi ha svegliato un po'. Ecco la tua ricompensa. Bello, il terzo era lui. Quindi la tipa che abbiamo visto in mezzo ai boschi o è la seconda o è la quarta. Colpo sicuro. Garantisce la prossima mossa, ok? E materiale fuso. Quanti ne abbiamo? Vorrei una tazza di caffè per svegliarmi. Quanti materiali fusi abbiamo? Ne abbiamo 9. E 2 vecchi libri che possiamo vendere.